Salve a tutti, benvenuti ad un nuovo video commento da una partita di un utente. Abbiamo Gianni Galletti che si è prestato a questa partita su FSI Arena, il server di gioco italiano, contro Radio Mazok, ok, o non so cosa, comunque Crazy Horse 321. E Gianni e gioca con il bianco. Ok, si comincia con un'apertura di donna. Quindi di 4 di 5, alfiere F4. Questa è mossa tipica che prevede il sistema di Londra. Si porta subito fuori questo alfiere in modo poi da non avere problemi a spingere il pedone E3. Comunque i giocatori deviano abbastanza in fretta dalle mosse del sistema di Londra. Difatti Gianni qui gioca subito H3. Ecco, questa è un'apertura. È una mossa che chiaramente ha un'utilità perché impedisce l'accesso ai pezzi neri a questa casa. Però spesso l'abbondare troppo nella profilassi non porta a grandi vantaggi. Difatti questa mossa si rivela abbastanza inutile. È plausibile che l'alfiere, se vuole essere sviluppato, possa essere sviluppato in F5. Quindi il nero non ha alcun ostacolo nel suo sviluppo, non è di fatto assolutamente detto che debba sviluppare l'alfiere in G4, il che classifica questa mossa quasi come una perdita di tempo. D'altra parte però il nero rende il favore con questa H6 e si prosegue. Cavallo F3, mossa di sviluppo, E6, pronto per sviluppare l'alfiere campo scuro, ma si preclude un po' il movimento dell'alfiere campo chiaro. Forse poteva pensare di spingere prima l'alfiere fuori dalla catena pedonale o eventualmente qualche altra variante. Si prosegue con C3. A volte è meglio evitare questa mossa perché blocca lo sviluppo del cavallo. È possibile giocare immediatamente in C4 con l'idea poi di riprendere il pedone spingendo prima magari in E3 per avere subito la linea di tiro aperta dell'alfiere campo chiaro oppure anche in seguito. Ok, nero prosegue con alfiere D6, cerca eventualmente un cambio degli alfieri. Cavallo E5, evita il cambio degli alfieri, porta un pezzo in attacco e viene mosso il cavallo due volte in apertura prima di aver completato lo sviluppo. Anche questo è una mossa con un piccolo punto interrogativo sopra. Difatti qui il nero può ignorare qualsiasi minaccia del cavallo, che ora è, tra l'altro è anche inchiodato, quindi a seconda di che mossa fa, lascerebbe l'alfiere dietro di sé in presa. Bianco continua con E3, che libera l'alfiere campo chiaro e difende l'alfiere campo scuro, schiodando in qualche modo il cavallo. Cavallo BD7, il nero aumenta gli attacchi sul cavallo. E a questo punto il bianco continua con alfiere E2. Ora, si sarebbe potuto pensare qui a un cambio dei pezzi, dopodiché il bianco si ritrovava a dover catturare come minimo per ultimo con il pedone D4. Sarebbe stata una debolezza? Forse no, perché avrebbe potuto difendere poi il pedone con la spinta F4. Comunque si prosegue con C6, libera eventualmente questa linea per la donna. Ora rocco corto, il re bianco è al sicuro e donna C7. Ok, il nero ha impilato sufficienti pezzi sull'attacco a questa diagonale, quindi sembra che i due soli pezzi che difendono il cavallo non saranno sufficienti al bianco per evitare di perdere materiale. Qui forse è il momento di giocare cavallo per D7. Ed è una mossa che guadagna un tempo perché attacca la torre. Il nero non ha tempo di far fuoco sull'alfiere, creando quindi anche l'impedonatura perché il cavallo catturerebbe la torre. O eventualmente potrebbe anche decidere di catturare il cavallo con scacco, creando questa brutta impedonatura per il nero, quindi il nero avrebbe dovuto prendere il cavallo e dopo il cambio il bianco ha mantenuto una struttura abbastanza tranquilla dei pedoni. Viceversa, qui Gianni gioca G4, mossa che forse era meglio giocare in un passo solo e non risolve però il problema dell'attacco sulla casa E5. Difatti, B per E5. Qui il pedone viene preso e ricatturato dal cavallo. Sembra che il nero riesca a guadagnare un pedone così facendo. C'è però una piccola debolezza, il fatto che questo cavallo è inchiodato sulla donna. Vediamo se il bianco riesce a sfruttarlo. Prima viene spinto in B3 per difendere questo pedone.
Dopodiché, cavallo FD7 aumenta le difese sul cavallo. A questo punto la donna se ne può andare rimuovendo l'inchiodatura dal proprio pezzo. E4, un altro attacco sul pedone centrale. Anche questo pedone però è in presa. Qui probabilmente Nero avrebbe potuto semplicemente catturare questo pedone. L'unico problema è che si apre la linea della donna sulla colonna D. Però non è, diciamo, un grande problema, perché dopo che il bianco comunque gioca cavallo C3, per il momento non c'è nessun attacco che può essere portato su questa linea. Ora questo pedone sembra in pericolo, ma può venire difeso con F5. E tra l'altro il nero avrebbe anche l'opportunità in seguito di giocare cavallo scacco in F3 e poi prendere l'alfiere se fosse necessario rimuovere l'inchiodatura in tranquillità. Ok, quindi il nero in questa variante ne uscirebbe abbastanza fortificato, però questo radio mass ok gioca viceversa donna A5. Si schioda, comunque protegge adeguatamente il pedone centrale. Segue alfiere D2 che contrattacca la donna e la donna si sposta in C5. Qui sembra che il bianco guadagni tempi, però in realtà ha riportato l'alfiere in difesa, quindi non è comunque un grande guadagno di tempo, se possiamo così dire, anche se nero ha dovuto muovere un'altra volta la donna. Si prosegue con A3, evidentemente un pensierino a spingere B4 per scacciare nuovamente la donna, questo. Però qui il nero rompe gli indugi e cattura in C4. Ok, qui c'è subito una buona occasione che però non viene sfruttata dal bianco. Difatti questa spinta a 3 stava minacciando anche qualcos'altro, non solo la spinta in B4. Purtroppo Gianni non se ne avvede e gioca l'attacco alla donna sbagliato, perché gioca l'alfiere in E3, attaccando la donna, quindi guadagnando chiaramente un tempo. Era molto meglio giocare alfiere B4 con attacco su donna e quindi infilata sulla torre retrostante. Comunque dopo alfiere 3 il nero ritira la donna e ora viene spinto in B4, anche questa mossa non proprio chiarissima. Difatti il nero ha guadagnato un pedone catturando in C4, qui il bianco avrebbe presumibilmente dovuto ricatturare, tanto aveva un'altra difesa sul punto C4 e il nero non avrebbe potuto riprendere il pedone. Viceversa, questo viene spinto e il nero si ritrova per un attimo con un pedone passato che è difendibile. Sarebbe stato difendibile con la spinta B5, purtroppo però il nero non si avvede di questa possibilità. Gioca viceversa cavallo F6, mostra che sembra abbastanza buona in quanto attacca il pedone 4, ma in questo caso il nero intanto può perdere il pedone passato, ma allo stesso modo può perdere anche di peggio. Difatti qui c'è un'altra buona mossa per il bianco che lo riporta in parità dopo aver perso un paio di pedoni. Il bianco qui può rientrare in partita. Difatti qui il bianco può un po' replicare lo stesso tatticismo di prima con alfiere C5, visto che proprio il nero è stato così gentile da allontanare il cavallo che stava difendendo la casa. E ora un'altra infilata che viene sfruttata dal bianco. Il nero gioca donna C7. Ora ecco, attenzione, un altro piccolo particolare. Siamo qui, il bianco pensa, ok, ora mi mangio la torre. Però è bene comunque riflettere, perché come dice il vecchio adagio, trovata una mossa buona, aspetta, cercane un'altra che magari è meglio. Difatti qui il bianco si accontenta della qualità catturando la torre, ma c'era ben di meglio. C'era difatti alfiere D6 che prende doppio su donna e cavallo. Dopo che la donna si sposta, il bianco guadagna un pezzo intero invece di una qualità soltanto. Inoltre questo indebolisce anche il pedone C4, dopodiché il bianco avrà l'opportunità o di cambiare l'alfiere sul cavallo indebolendo la difesa, o se il bianco pone un freno a questa iniziativa, catturare il pedone C4. Gianni comunque prende la torre e non ricattura di re. Ok, cavallo C3, finalmente viene sviluppato l'ultimo pezzo leggero e difende
il pedone E4. B5, bianco difende il pedone passato, l'altro era già difeso dal cavallo, ma meglio una difesa in più perché potrebbe esserci la spinta in F4 e il nero è costretto a abbandonare il pedone in tal caso. A4, anche questa buona iniziativa. Il punto forte del nero è questo pedone passato, quindi il bianco prova a farlo fuori minacciando la cattura su B5. Qui purtroppo viene fatta un'altra mossa non azzeccata, e difatti il nero gioca alfiere B7 disinteressandosi di questo problema in B5. Ok, qui il bianco può effettivamente catturare. Vediamo viceversa quale sarebbe stata la mossa più giusta per il nero. Allora, se avete risposto A6, no, non va bene, perché dopo A per B il pedone in A6 rimane inchiodato, quindi non può catturare, e dopo che il nero ha ricatturato con l'altro pedone a disposizione, anche il cavallo può giungere, attacca la donna, questo pedone non può catturare e il bianco ha guadagnato materiale. Quindi la risposta giusta era una difesa più diretta con la torre, in modo che anche in caso di cambio il pedone A7 rimane comunque difeso dalla donna, non ci sono problemi. Ok, vediamo quindi che succede in questa variante, effettivamente giocata. Qui nero prova a recuperare materiale, inchiodando il cavallo sul pedone. E qui effettivamente il bianco avrebbe potuto semplificare la situazione con questo donna scacco in D6, che praticamente forza il cambio delle donne, anche se il re si sposta, chiaramente il bianco può cambiare le donne, quindi il nero decide giustamente di cambiare a sua volta, e poi il pedone in B4 è al sicuro. In realtà però Gianni non si avvede di questa possibilità, ma decide di fare una mossa più aggressiva che mantiene il materiale. Cavallo D6 sembra ottimale perché questo cavallo sta attaccando vari punti deboli del nero. Tra l'altro, anche se il nero decidesse di catturare in B4, se ne pentirebbe molto presto, perché dopo torre B1 c'è questa infilata donna e alfiere. Il problema è che, come tutte le cose, questa mossa bianca sembra buonissima, ma c'è una cosa che il bianco non ha giudicato bene. Ossia, se vedete, donna e cavallo sono sulla stessa linea, sulla stessa colonna. Questo automaticamente fa pensare a inchiodatura. Ora il cavallo non ha più mobilità, appena si muove il bianco perde la donna. E tra l'altro è attaccato doppiamente, quindi il nero sarà in grado di catturare la mossa successiva, visto che il bianco non lo può difendere. Ecco perché viene qui catturato in C4 nel tentativo di rifarsi sulla donna, ma chiaramente piuttosto che prendere direttamente la donna, che avrebbe concesso anche la donna al bianco, il nero cattura il pezzo. E ora il bianco non ha tempo, anche se la casa C4 è difesa, di ricatturare il cavallo perché la donna è sotto, quindi mossa giusta da parte del nero, catturare un pezzo avversario e salvare la propria donna allo stesso tempo. È la mossa che dà maggior guadagno materiale. Quindi qui il bianco deve salvare la donna, contrattacca il cavallo, ma il cavallo si sposta e non sono problemi. Tra l'altro si sposta in una posizione ottima. Attacca la torre e attacca quest'altro pedone che è completamente martoriato dai pezzi neri. C'è veramente poco da fare. Il bianco sposta la torre e qui il nero manca probabilmente il colpo del KO. Chiaramente questo pedone può essere preso, però il nero sceglie il cavallo sbagliato, punta sul cavallo sbagliato in qualche modo, gioca cavallo D per E4. L'idea è quella di continuare l'attacco su F2, però qui il bianco ha la possibilità di liberarsi cambiando le torri. Scacco, il nero deve ricatturare e l'attacco su F2 è sfumato. Difatti qui era meglio se il nero catturava con il cavallo F per tenere chiusa questa colonna e non lasciare scampo. Ora, se il bianco vuole difendere questo pedone e evitare la penetrazione della donna nera, dovrà sacrificare la qualità. Che ora il bianco rientra di donna a difendere, ma ha perso ulteriore materiale. Ok, quindi chiaramente è stata giocata la variante non ottimale. Cambio di torri, la donna recupera e ora donna E3, il bianco porta in attacco la donna, comincia a mirare questo pedone.
non sembra tanto facile difenderlo, per noi viene spinto in A6, casa ancora controllata dal bianco per vedere questo alfiere, però qui Gianni non cattura, forse c'è la preoccupazione di come gestire una possibile inchiodatura sulla colonna A, ma bianco si può difendere con la donna, difende doppiamente l'alfiere, tra l'altro contrattacca pure, non ci dovrebbero essere problemi a sostenere questa posizione. Viene però giocata una mossa, se possibile, più offensiva, che non ci lascia inchiodature. Il pedone è B5. Ora il bianco sta veramente minacciando di cambiare questo pedone A. Qui il pedone viene catturato, giustamente, e il bianco penetra con la torre in settima. Ottima idea, perché le torri in settima sono sempre molto pericolose. Anche se in questo caso sarebbe data l'opportunità al nero di difendere il pedone B5, questo però non avviene, l'alfiere viene posto in una posizione più assicura e ora il bianco può catturare in B5. Ora comincia a essere veramente pericoloso, perché ha tolto il pedone passato al nero, una buona forza era, e c'è minaccia di poter penetrare anche con la donna in attacco. Chiaramente il nero è ancora abbastanza in vantaggio. Ok, viene giocata donna B8, che può sembrare un'idea, una buona idea, tenendo sott'occhio la torre e minaccia di catturare l'alfiere. Il problema però di questa mossa è che permette al bianco di entrare in attacco. Il re si sposta in G8 e ora buona idea, donna E7 con sacrificio d'alfiere. Chiaramente l'alfiere non può essere preso per via del matto in 2. Nero se ne avvede, per fortuna. E chiaramente deve difendere questo punto, piuttosto che ritirare la donna, gioca E5, buona mossa, perché difende e mantiene la pressione sull'alfiere. Ancora però ci sono delle insidie in questa posizione, perché c'è alfiere C6, pericolosissima, minaccia di far fuori l'alfiere che sta difendendo F7. E qui non è facile vedere come il nero può difendere questa posizione, perché chiaramente l'alfiere non può essere preso perché c'è sempre il solito matto, sempre con la donna. Se come in partita l'alfiere viene spostato in E6 mantenendo la difesa, il nero ha trascurato un particolare non proprio da trascurare. Difatti l'alfiere, oltre ad attaccare in D5, sta anche attaccando in A8. E qui Gianni non se lo fa sfuggire. Gioca torre A8. Inchioda la donna sul re, guadagnando quindi materiale sufficiente a passare nuovamente in vantaggio. La mossa giusta da parte del nero, siccome il problema più grosso qui è in seconda battuta torre A8, e non potendo spostare l'alfiere della difesa di questa casa, bisogna salvare la donna. Lo si può fare dando scacco in B1, dopo che il bianco si è mosso, il nero sposta l'alfiere e difende il matto. Chiaramente ora con la donna di svantaggio diventa un problema, perché qui, ok, la donna cambia per la torre e praticamente il bianco è in vantaggio di un pezzo. Più o meno tutte le varianti vincono, basta circolare un po' la donna. Ok, i pezzi neri sembrano abbastanza ben difesi, però è difficile trovare una fortezza in queste situazioni per reggere per il nero, dico, quando l'alfiere può essere usato come ariete per sfondare le difese avversarie. Se ci fosse stata solo la donna, probabilmente la partita sarebbe stata fatta. Però, ok, qui il bianco prova a difendersi in qualche modo, viene attaccato, il pedone inchiodato, lo difende con re, e dopo questo cambio, donna B3 e il cavallo ora è catturabile. Per questo motivo viene difeso con l'alfiere, e alfiere per cavallo. In questo caso semplificare il materiale va a vantaggio del bianco, che è in vantaggio materiale, perché l'armata del nero si riduce sempre più. Quindi in valore assoluto la differenza rimane la solita, però relativamente il bianco è molto più avvantaggiato. Ok, qui era meglio riprendere di cavallo, anche se chiaramente la situazione è pessima lo stesso, piuttosto che giocare come è stato giocato cavallo 2,
da scacco, magari l'idea è quella di salvare l'alfiere facendo fuori questo pedone, ma no, perché c'è la donna che difende, i pezzi neri rimangono comunque scoordinati. Qui, dopo che il bianco ha mosso, ora non c'è più il riguadagno di materiale da parte del nero che ha l'alfiere minacciato e al massimo può catturare un pezzo, mentre il bianco, dopo che riprende di donna, ne ha fatti fuori due. L'unica speranza è appunto giocare cavallo D4, cercando di guadagnare un tempo sulla donna, ma chiaramente para anche una difesa sull'alfiere. È sufficiente spostare la donna e andare a scacco, e dopodiché si può cambiare l'altro pezzo. Il bianco ha guadagnato semplicemente un pezzo, e ora per dare matto è solo questione di tempo. In questo caso 3 mosse 3. Ok, quindi Gianni ha fatto un buon lavoro, complimenti. Partita non perfetta, ma comunque utile, soprattutto per gli spunti di vista tattici. Ne abbiamo visti moltissimi, spero vi sia servito a qualcosa. Imparare dagli errori si può e si deve. Quindi rianalizzate bene le vostre partite, cercate di trovare gli errori e fateli vostri di modo da non ricommetterli. Ok, quindi per ora è tutto. Grazie per la visione, al prossimo video. Ciao ciao!